Buonasera a tutti. Siamo veramente molto lieti di potervi accogliere qui di persona. È veramente una gioia incredibile. E salutiamo anche i nostri amici che ci stanno ascoltando in diretta Facebook. Quindi vi ringraziamo tutti per la vostra partecipazione, vi diamo il benvenuto e ringraziamo moltissimo i nostri relatori di questa sera, che sono Fabio Cavallucci, curatore di questa meravigliosa mostra e già direttore di diverse istituzioni museali in Italia e all'estero, e Stefano Massini, che ringraziamo tantissimo per aver accettato Grazie. Il nostro invito. Grazie molto. Come sicuramente tutti voi saprete, lo conoscerete, è uno scrittore, un narratore, è conosciuto per i suoi romanzi. Tradotti, i suoi testi sono stati tradotti in 27 lingue e portati in scena da registi anche premi Oscar come Sam Mendes, in teatri di tutto il mondo. Inoltre è conosciuto anche per le sue seguitissime partecipazioni sulla 7 a Piazza Pulita e anche per le colonne di La Repubblica. Grazie ancora per essere qui con noi. Grazie a voi. E noi poi vi riaspettiamo il 9 aprile con l'inaugurazione di una bella mostra personale dedicata a Gianni Piacentino, che sarà curata da Andrea Bellini. Quindi questo è un arrivederci anche a questo nuovo prossimo incontro. Buonasera, io non devo aggiungere altro se non grazie mille di essere qua, grazie a tutti e vi auguro una buona serata. E grazie anche a Enrico Assuni. Bene, le tre grazie. Grazie, grazie davvero, grazie Isabella, Annalisa, Giulia, grazie però anche a Enrico Astuni che si nasconde tra il pubblico, però io lo voglio vedere, voglio che si mostri perché è un personaggio, un gallerista importante con una visione diversa da tanti altri galleristi. Il suo lavoro non è basato soltanto sul mercato, che pure sa fare bene, anzi ammettiamolo, lo sa fare molto bene quando lo fa, ma una serata come questa, capite bene, non è tipica di una galleria, è molto più vicina a quella, all'attività che può fare uno spazio pubblico, uno spazio indipendente. E quindi davvero lo ringraziamo per volere anche spesso creare delle opportunità di questo tipo per il pubblico e anche per noi. Questa è una grande occasione anche di incontro tra l'arte e la letteratura, la scrittura, il teatro. Credo che di questo ci sia anche bisogno nel mondo dell'arte contemporanea, quindi chiaramente ringrazio molto anche Stefano Massini per aver accettato questo invito con grande disponibilità di essere presente in una cosa ovviamente che non è sua tipica, cioè in una galleria d'arte, in mezzo ad una mostra, a parlare di realtà e linguaggio, perché sapete che realtà e linguaggio è il tema di questa mostra, una mostra che si è inaugurata ormai un po' di mesi fa. Sono alcuni artisti molto, devo dire, importanti, internazionali, alcuni più giovani, alcuni storicizzati, li citiamo tutti così non abbiamo poi il problema di averne dimenticati alcuni: Maurizio Nannucci, Netko Solakov, Maurizio Mochetti, Maurizio Cattelan, Thomas Saraseno, Agnieszka Polska, Rafael Rosenthal e Giulio Paolini. Spero di averli citati tutti. Il tema di questa mostra, realtà e linguaggio, lo dico in due parole, poi lasciamo subito la parola all'ospite, insomma, nasceva dal fatto, dall'idea che oggi tutto sommato si parla poco di linguaggio. E da una parte questo è anche bene, perché non è che tutte le volte che facciamo qualcosa dobbiamo anche pensare a cosa stiamo dicendo, a come lo stiamo dicendo, ci darebbe noia, ci creerebbe fastidio. Però nell'arte contemporanea, adesso non conosco molto l'ambito filosofico, devo ammettere, ma nell'ambito dell'arte contemporanea, almeno fino agli anni 70, si è parlato moltissimo di linguaggio. C'era Filiberto Menna che addirittura riteneva arte moderna ciò che affrontava analiticamente il problema del linguaggio, tutta l'altra era sì contemporanea, ma diciamo senza senso di responsabilità rispetto ai tempi. Negli ultimi anni il linguaggio è diventato molto meno importante, molto meno interessante, se ne è parlato molto meno, e questo naturalmente avrà anche delle ragioni. Io ritengo, e questa è una delle ragioni importanti di questa mostra, che oggi abbia senso tornare a parlare di linguaggio, soprattutto perché siamo in un momento di grande trasformazione linguistica.
non è una trasformazione linguistica nel senso che passiamo dall'italiano ad altre lingue, no, è la trasformazione del linguaggio digitale. Il linguaggio digitale esiste ormai da molti anni, chiaramente, ed è già stata una prima traduzione, ma fondamentalmente abbiamo portato la pagina del libro sullo schermo del computer, siamo rimasti sulla superficie. Oggi stiamo passando da una visione tradizionale, che ormai ci ha seguito per molti secoli nella storia dell'umanità, della lingua, intesa ovviamente sia come lingua verbale, come parola, ma anche come immagine, i linguaggi dell'umanità, che si è svolta in un certo modo, sta tutta questa lingua, tutta questa conoscenza sta per essere trasferita nell'ambito della tridimensionalità digitale, nel cosiddetto metaverso. E questo fenomeno che è in corso è anche un fenomeno che coinvolgerà tutti noi, perché il linguaggio coinvolge la visione della realtà, modifica inevitabilmente la visione della realtà, ma allo stesso tempo noi non ne siamo veramente protagonisti. Nel corso della storia, nel bene o nel male, poi ci saranno state dittature, ci saranno stati re, imperatori che hanno deciso quali lingue assumere, eccetera, ma l'umanità, insieme agli scrittori, insieme agli artisti, ovvero gli artisti e gli scrittori sono stati coloro che hanno focalizzato la lingua su alcuni punti, il linguaggio in alcune situazioni, hanno definito le immagini iconiche, hanno definito le parole, ma insieme a grandi comunità di persone i linguaggi si sono evoluti. Oggi il rischio vero è che questi linguaggi si definiscono i linguaggi del futuro, i linguaggi del metaverso, della tridimensionalità digitale, si definiscono per mano di poche persone, che sono le grandi compagnie digitali, che sono quelle che conosciamo, Meta, non più Facebook, Google, Microsoft, e questo in pochissimi anni. Per carità, nulla di male, non stanno commettendo dei reati, però fare attenzione al linguaggio, avere un minimo di attenzione, di controllo su ciò che sta accadendo, credo sia importante. Ecco una ragione molto semplice, molto elementare, che ci ha spinto a fare questa mostra e a riportare gli artisti e analizzarli sul versante del linguaggio. Però prima del linguaggio, adesso torniamo invece, scusate, sono stato anche forse troppo lungo, c'è la realtà, e la realtà è la cosa di cui il linguaggio parla. Il problema vero è capire innanzitutto quanto questa realtà è racchiudibile, circoscrivibile, è definibile. E io lascerei la parola su questo, come partenza, a Stefano Massini. Una questione con la Q maiuscola: che cosa sia la realtà, di che cosa parliamo quando parliamo di realtà? Beh, la realtà all'apparenza è quello che veramente, usiamo un avverbio così a spanna grossa, è quello che veramente ci sta intorno. Per tantissimo tempo abbiamo ritenuto che la realtà fosse ciò che è tangibile, ciò che è vero. C'è una tragedia bellissima di William Shakespeare, che è La Tempesta, in cui il protagonista, il mago, non a caso mago prospero, cioè che è in grado di far accadere le cose irreali e di far dialogare il reale con l'irreale, c'è un momento in cui il mago prospero evoca degli spiriti. In una situazione festosa, in una situazione di gioco collettivo, arrivano queste entità che cominciano a fare delle danze, diciamo a cantare, e Prospero assiste a tutta questa cosa. Dopodiché, alla fine di questa, come dire, esibizione di creature eteree, Prospero interviene e dice al pubblico e agli altri personaggi, dice: beh, avete visto, queste creature non erano vere, erano irreali, no? E pronuncia i famosi versi: noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, la nostra vita è cinta di sonno. Ecco, questi versi di William Shakespeare contengono e sigillano un'idea di realtà, cioè la realtà è quella che invece esiste davvero, non è la realtà che un tempo si sarebbe detta fatta di chimere, cioè di creature, come tu stesso accennavi prima, di creature figlie dell'immaginazione, figlie della fantasia, ma invece la realtà è quella fatta di cose reali. E una nostra abitudine, per esempio, pedagogica,
vuole che, Freud ci insegna, che il bambino sia colui che fino a una certa età viene autorizzato a giocare, cioè a creare col gioco, no? Delle figure che non esistono, cibate sempre di passato. C'è una cosa molto bella, visto che parliamo di linguaggi, no? A volte nelle parole si nascondono delle grandi verità. Per quale ragione i bambini giocano sempre coniugando i verbi al passato? Si fa che qua c'era un castello, si fa che io ero un re e tu eri una regina. Perché? Perché al passato? E c'è una ragione, no? Che è non soltanto di linguaggio, ma addirittura antropologica, legata al fatto che il bambino in qualche modo misteriosamente sa che tutto quello che si crea come materiale del gioco è figlio del passato, è figlio dei ricordi, di quello che è in qualche modo immagazzinato da prima, per cui la dimensione del gioco non è la dimensione dell'ora, che è la dimensione reale del presente, ma è la dimensione di un passato che è la dimensione di ciò che qua non è, no? Quindi il gioco non è così come non è il ricordo, perché il ricordo non è più. Ecco perché vi sto dicendo questo. Vi sto dicendo questo perché un'abitudine scolare vuole che il bambino, ripetevo prima con Freud, fino a una certa età sia autorizzato a giocare e poi debba entrare nell'età della ragione, nell'età dell'essere adulto, ed è quando inizierà invece a dialogare soltanto con le cose che sono, cioè con la realtà. Lo stare, come si dice con un'espressione che tutti quanti ci siamo sentiti dire, no? Vuoi stare con i piedi per terra? Ecco, la realtà è quella fra cui stai con i piedi per terra. Però tutto questo in realtà non è vero. Non è vero perché io vi voglio citare adesso un passaggio di un libro sensazionale, un libro veramente molto importante, ahimè non così noto, che è I Greci e l'Irrazionale. I Greci e l'Irrazionale è un testo fondamentale, un saggio bellissimo di Eric Dotz che risale agli anni 20, in cui Eric Dotz, da antropologo, racconta tutta una serie di elementi fondamentali, diciamo, costituenti, no? La nostra civiltà occidentale. E a un certo punto Dotz racconta una cosa. Racconta di come a un certo punto, all'inizio del Novecento, un gruppo di antropologi che si era spinto, diciamo, a cercare una civiltà vergine che non fosse stata contaminata dal contatto con l'uomo occidentale, con il colonizzatore, a un certo punto individuano una tribù che gli sembra priva di contatto con l'uomo occidentalizzato, con l'uomo evoluto, diciamo. Cominciano a cercare di avere rapporto con questa tribù e scoprono che c'è qualcosa su cui non si riescono a capire. I tentativi di capirsi, di intendersi, la grafica, quindi non il linguaggio verbale ma il linguaggio mimico, il linguaggio disegnato, c'era qualcosa per cui questi due gruppi rimanevano distanti, rimanevano incomunicabili, racconta Dotz. Fino a quando un giorno finalmente capiscono che cosa c'era di fondamentale, di basilare, a opporre noi da loro. Ed era il fatto che queste persone parlassero come cose reali, ecco la risposta alla tua domanda, parlassero come entità reali di entità che invece per noi sono assolutamente irreali. Cioè quando loro dicevano, per capirci fra me e voi, c'era un elefante che danzava, noi recepivamo questa cosa chiedendoci dove fosse l'elefante che danzava. E se l'elefante non può danzare, ci chiedevamo che cosa fosse la danza con cui veniva definito il movimento di un pachiderma che sostanzialmente incapace di danzare evidentemente aveva fatto qualche movimento simile o metaforicamente riconducibile a una danza. No. Loro parlavano realmente di un elefante che danzava, solo che quell'elefante che danzava l'avevano sognato di notte, in quella realtà che per noi è una realtà di serie B,
è una realtà che non fa parte della realtà, è una realtà che non accettiamo nel novero delle realtà, quella è una realtà che non è reale, è quella in cui il bambino gioca, in cui l'artista crea, in cui il poeta si ispira, in cui la persona vede e crea delle cose immaginarie che non sono degne di tenere il confronto, di tenere il passo con la realtà. Ecco, noi occidentali, figli di Platone, no? Che parlava non a caso di idee e di realtà, il tavolo reale che è sempre più brutto e sempre più prosaico rispetto all'idea del tavolo, no? Noi siamo figli di quell'idea lì. Io e voi siamo figli di questa idea accecata di realtà, potremmo chiamarla, volendo, in questa serata in cui parliamo di linguaggi, potremmo chiamarla un po' la tirannia, il dispotismo della realtà, d'accordo? Che deve essere per forza quella che esiste davvero, quella che è tangibile, mentre tutto il resto non è reale, non è degno di essere definito reale. Ed è la ragione per cui con questo gruppo, ripeto, vergine, racconta Dotz, non riuscivano a intendersi, perché per loro invece tutto quanto era reale. Ma attenzione, perché agli albori, e poi mi taccio, agli albori della nostra epoca, e non sto parlando dell'uomo di Neanderthal, vi parlo addirittura del cantore, per definizione, del creatore di storie, per definizione, che noi abbiamo sopra di noi, Omero. Quindi non è che vado a cercare chissà dove, Omero. In Omero la differenza fra sogno e realtà è esattamente quella che non c'era fra quella tribù e quegli esploratori di cui parlava Dotz. Se voi prendete il canto più famoso forse dell'Odissea, no? Quello in cui Ulisse arriva sulla spiaggia dei Feaci e viene svegliato a un certo punto dalle ancelle che con Nausicaa stanno giocando sulla spiaggia, bene, quel canto in greco antico inizia dicendo qualcosa che in traduzione, io sono andato a vedere, che in traduzione è puntualmente modificato, anzi tradito, perché nella traduzione si dice, l'inizio del canto dell'Odissea si dice, mentre Ulisse dormiva stanco davanti alla spiaggia dei Feaci, sognò la dea Atena che gli disse. Quindi, mentre la realtà era che lui dormiva, nella realtà di serie B, la dea Atena gli disse. Non è così. Nel testo greco si dice un'altra cosa. Oso menenta cateu de plolutas deus odiusseu supno cae camato aremenus autar Atena, beies faie con andron de monte polinte. Mentre Odisseo stava sulla spiaggia addormentato e stanco, la dea Atena venne accanto a lui e gli disse. Non è che la dea fu sognata, la dea realmente andò lì e gli disse. Solo che, ripeto, noi oggi, figli di questa accecante idea per cui la realtà vera è realtà e l'altra è subrealtà, tutto questo non lo accettiamo. Ed ha delle conseguenze incredibili tutto questo. Ha delle conseguenze mostruose, fatemi usare la parola coscientemente. Ha delle conseguenze anche, se volete, paradossali. Non so se avete mai fatto caso a un episodio assolutamente banale che sarà occorso a tutti quanti voi. Se tu esci per strada una mattina, mentre vai al lavoro, oppure ti addentri e fai le commissioni della giornata, e qualcuno realmente scende da un autobus, ti si rivolge con fare minaccioso, e quindi tu hai subito un'aggressione da qualcuno che ti dice delle cose, allora tu sei autorizzato dagli altri, durante la giornata, a essere turbato, sconvolto, stressato, colpito da quell'esperienza lì. Ma se tu invece una mattina esci per strada e mentre cammini, chiuso dentro i tuoi pensieri, ricevi la visita di un ricordo particolarmente duro, improvvisamente sollevi il lembo e ti ricordi qualcosa della tua vita,
di particolarmente duro, di particolarmente straziante per te, e quella cosa, quel lembo, ripeto, alzato, ti condiziona nell'umore, nello stato d'animo, nel sentire per tutta la giornata, allora quello non viene autorizzato dagli altri. E anzi, se tu lo dici, corri il rischio di far la parte della persona suggestionabile. Cioè tutto quello che ha a che fare con la realtà immaginata, sentita, provata, non reale, viene sostanzialmente da noi considerato come o succedaneo, o superfluo, o addirittura ancora peggio come supervacaneo, cioè come qualcosa che, di cui in qualche modo devi tenere sempre coscienza che sia a un gradino e a un livello inferiore. Chiudo. La risposta alla tua domanda fondamentalmente è una: non che cosa è la realtà, ma quale si sceglie che sia la realtà. La nostra civiltà ha fatto una scelta molti secoli fa, probabilmente l'ha fatta in modo inconsapevole, la scelta per cui la realtà è quello che ti accade. Ma non è così, e questa mostra secondo me racconta anche questo, che la realtà è fatta di segni che evidentemente non sono soltanto segni reali, ma intercettano i segni e i loro significati. Nel 1967 l'ultimo scritto che noi abbiamo di Carl Gustav Jung sta dentro un saggio proprio intitolato L'uomo e i suoi simboli, che è del 67, in cui Jung dice proprio questo, dice: noi siamo affogati dentro una pluralità di segni che moltiplicano le nostre reazioni. Ecco, la realtà è questo, è la somma di queste realtà vere e delle altre realtà per noi non vere, ma indiscutibilmente invece vere. Bene, grazie Stefano, credo che tu abbia veramente colto il senso anche della mia domanda, insomma, che in qualche grado cercava già di mettere in dubbio l'esistenza di una realtà solida, che però, ammettiamolo, è quella che, come poi hai detto, fondamentalmente usiamo, almeno nella nostra comunità, quotidianamente per vivere. Cioè, come dire, c'è una sorta di accordo tra di noi per cui non discutiamo tutti i momenti di quale realtà scegliamo, abbiamo una certa concordia, almeno nel nostro mondo, nel mondo occidentale, su quale tipo di realtà andiamo a scegliere. Ma giustamente la realtà è fatta di tante cose diverse, si tratta sempre di una scelta, di una decisione, magari non voluta, magari anche determinata da circostanze storiche, antropologiche, eccetera, che si sviluppa nel tempo. D'accordissimo. A complicare le cose, in qualche grado l'hai anche già accennato, ci sta poi il linguaggio, perché poi se anche ammettessimo che la realtà fosse certa, siamo tutti sicuri che c'è una realtà unica per tutti, poi in realtà parliamo lingue diverse, non soltanto lingue intese come linguaggi verbali, ma anche lingue di segni, appunto, gestuali, immagini visive. Le immagini stesse non sono necessariamente riflesso speculare, anzi non sono assolutamente riflesso speculare della realtà, non sono l'essenza della realtà, sono delle convenzioni, sono delle possibili interpretazioni che quindi hanno delle variazioni enormi. Io credo, e qui mi piace citare qui con noi Maurizio Nannucci questa sera, credo che ci sia uno dei lavori in mostra che mette in evidenza questa duplicità del linguaggio, anche perché lo fa intanto con il linguaggio più tradizionale per noi, per tutti gli uomini, che è il linguaggio verbale, e lui usa ovviamente di solito la scrittura nei suoi lavori, poi illuminata con il neon, rendendolo ovviamente anche spettacolare. Ma in questo lavoro che abbiamo proprio qui alle nostre spalle, mette insieme due frasi che racchiudono il senso del linguaggio in generale. Il linguaggio è quella cosa che da una parte definisce, da una parte rivela, ma dall'altra anche nasconde. È l'unico modo che abbiamo per definire la realtà, ma allo stesso tempo la realtà non è il linguaggio. E quando lui dice, per esempio, "This is not here", more than real, più reale del reale, il linguaggio, non c'è nulla di più reale del linguaggio, perché è l'unica cosa che abbiamo, ma "this is not here", quindi la realtà non sta qui, la realtà in fondo è al di là. E quindi apre
una porta enorme su quell'ambiguità del linguaggio che comunque è l'unico strumento che abbiamo per comunicare tra di noi. L'argomento è bellissimo, ma davvero bellissimo. Partirei, diciamo, da un paio di osservazioni così. La prima osservazione che cerco di condividere con voi è questa. Per tantissimo tempo l'essere umano ha vissuto la storia, gli accadimenti della storia, attraverso il linguaggio di chi quegli accadimenti li raccontava. O li tradiva raccontandoli, talvolta coscientemente. Io racconto sempre quando mi viene detto, no? Che le fake news sarebbero figlie del meccanismo che si è creato con i social. Io dico sempre che la prima fake news che io ricordi risale alla guerra fra gli Hittiti e l'imperatore Ramsete, quando Ramsete, che aveva perso clamorosamente la guerra, realizzò un obelisco nel quale sta scritto che lui la guerra l'aveva vinta e rappresenta gli Hittiti sconfitti e battuti. Lui aveva dovuto arretrare per qualcosa come 2000 chilometri in possedimenti, aveva perso clamorosamente, ma tutti quanti furono convinti che la guerra fosse vinta, perché il linguaggio in qualche modo è sempre stato lo strumento, no? Attraverso il quale si conoscevano le cose. Ecco, noi oggi siamo assolutamente accecati invece dalla sensazione, no? Che invece del linguaggio si possa fare a meno. Noi abbiamo la sensazione oggi che quello che sta accadendo in questo momento in Ucraina non sarà conosciuto da noi domani attraverso la penna del corrispondente che metterà nero su bianco, scegliendo aggettivi e verbi, che cosa raccontare e come raccontarlo. Ma noi siamo convinti che addirittura potremo fare perfino a meno della voce, della penna della persona. Noi avremo la nostra, uso un termine volutamente ambiguo, ma che sul linguaggio ha un suo senso profondo, noi avremo la nostra autopsia, d'accordo? Proprio nel senso greco del termine, la visione autos, la visione nostra, avremo l'autopsia della realtà ucraina fatta attraverso le immagini, i video che ci arriveranno, e noi non abbiamo bisogno quindi di linguaggio perché accediamo direttamente alle immagini. In realtà non è evidentemente così, perché quelle immagini sono esse stesse un linguaggio, sono la scelta di un linguaggio che implica non soltanto un punto di vista, ma che implica in qualche modo la decisione di essere lì in quel momento e di esserci azionando l'obiettivo in quel momento su quella cosa piuttosto che su quell'altra. Allora potremmo rispondere, beh, ma se io fossi lì direttamente, allora io potrei conoscere direttamente quello che accade. Ma neanche questo sarebbe vero, perché anche quello sarebbe in realtà un linguaggio. Perché tu ti troverai in quel momento a guardare con i tuoi occhi qualcosa e non qualcos'altro. E quella scelta, ecco la prima risposta che mi sento di dare. Che cos'è il linguaggio? Il linguaggio è sempre una scelta. Il linguaggio è sempre una scelta. E in questa sovrapposizione di due frasi c'è anche questo, mi piace pensare, almeno per me c'è questo, c'è la scelta anche di quale dei due leggere e di quale dei due leggere prima e di come interpretare o non interpretare la loro coabitazione semantica e linguistica. Quindi il linguaggio è sempre una scelta, è inevitabilmente una scelta. E poi c'è anche molto altro di cui parlare. Il linguaggio è una questione neurologica. Quando parliamo di linguaggio c'è molto di più di quello che pensiamo sia il linguaggio. Sachs, uno dei più grandi neurologi che noi abbiamo avuto, no? Nell'era moderna, Sachs racconta a un certo punto un caso che è, secondo me, un caso clinico, che è in realtà un piccolo manuale di quello che di solito non si considera quando si parla di linguaggi. Cioè Sachs racconta che lui un giorno arriva in clinica e si trova davanti allo strano spettacolo di una serie di pazienti che stanno assistendo
da un televisore, nella sala della televisione, stanno assistendo a un discorso a reti unificate del presidente Ronald Reagan. E Sachs viene colpito dal fatto che questi pazienti stanno ridendo come dei matti. Ascoltano queste parole, peraltro drammatiche, del presidente Reagan e ridono, ridono in modo incontenibile. Sachs si sposta all'interno della clinica, raggiunge un'altra zona della clinica dove c'è anche là una sala con la televisione, anche là ci sono dei pazienti che stanno assistendo al discorso di Reagan, ma loro non stanno affatto ridendo, anzi, inveiscono, gridano, qualcuno addirittura raccoglie un oggetto e lo scaraventa contro il televisore. E Sachs dice: soltanto a quel punto io mi resi conto che stavo assistendo in realtà alla manifestazione reale di quello che leggo nei trattati di neurologia quando leggo la definizione di due patologie neurologiche, che sono l'afasia e la cosiddetta agnosia o agnosia o atonia. Che cosa sono queste due? L'afasia è quel disturbo di cui soffrono molte persone, che è un disturbo che fa sì che tu, davanti a qualcuno che ti parla, in realtà non percepisca niente delle parole che quella persona usa, ma soltanto gli elementi, diciamo, per noi complementari, cioè il tono della voce, la postura, quella che in teatro e non solo in teatro viene denominata la prossemica, no? Cioè il fatto che quella persona dica quelle parole in quella zona dello spazio piuttosto che in un altro, no? Che è un elemento significante. È chiaro che voi in questo momento avete un'idea di quello che noi stiamo dicendo, ma l'avreste completamente diversa se noi due le dicessimo queste cose in piedi o le dicessimo in un'altra parte dello spazio. Bene, l'afasico, quando tu parli, non capisce niente di che cosa stai dicendo, ma capisce soltanto il tono della tua voce, il modo in cui lo dici, la posizione in cui lo dici. Quindi un afasico, per capirci, è perfettamente in grado di capire, di percepire un sentimento di affetto o di minaccia di qualcuno che gli sta parlando. Ma se quella persona, con un tono affettuoso, lo stesse insultando, l'afasico in realtà lo ringrazierebbe, perché non capirebbe il valore di quelle parole che lo stanno insultando. Queste persone affette da afasia, vedendo Ronald Reagan, di cui non capivano assolutamente niente di che cosa stesse dicendo, ma vedevano soltanto l'atteggiamento di un ex cowboy che in televisione si atteggiava, faceva smorfie, usava questi toni, lo trovavano irresistibilmente comico e quindi ridevano. Nell'altra parte della clinica c'erano invece gli affetti da atonia o da agnosia, che è la malattia, parliamo di patologie, è la malattia completamente opposta, cioè la malattia di coloro che davanti a qualcuno che gli parla non percepiscono niente del tono, della modulazione della voce, del modo in cui lo dice, ma percepiscono solo e soltanto le parole che quella persona sta dicendo. E quelle persone si arrabbiavano perché? Perché se Reagan usava una metafora, come dire io sto bussando alle porte di voi americani, loro si arrabbiavano perché non stava nessuno bussando alla porta in quel momento e quindi lui li stava insultando, li stava prendendo in giro, per cui inveivano e lo maledicevano. Questo per dire che alla fine il linguaggio è molto di più del linguaggio. Noi pensiamo che il linguaggio sia soltanto la trascrizione di parole. Il linguaggio è l'ingresso delle parole all'interno di quella rete sterminata di valori significanti che noi ci mettiamo intorno. Ma sapete, dal punto di vista neurofisiologico, è un qualcosa che io cito sempre quando faccio lezione agli allievi del Piccolo Teatro a Milano e che usavo sempre anche quando insegnavo all'università. Io insegnavo in realtà una materia umanistica, non insegnavo niente che avesse a che fare col linguaggio, io ero insegnante di drammaturgia, di letteratura comparata, ma
Quello che mi interessava era far riflettere proprio su queste capacità del linguaggio. Il dato di solito colpisce molto. Sapete in questo momento in cui voi ci state ascoltando, sapete quanto del vostro, chiamiamolo così, del vostro giudizio, va bene? Su di noi e su quello che noi stiamo dicendo, su di me che vi sto parlando in questo momento. Sapete quanto del vostro giudizio nasce dalle parole che io sto usando e quanto invece, senza che ve ne rendiate conto, nasce dal fatto che io le dica in un determinato modo, cioè tono, postura, gestualità, insisto, prossemica e via dicendo, il 13% contro l'87%. Cioè l'87%, ci dice la scienza, l'87% di quello che tu percepisci da qualcuno che ti parla non deriva dalle parole che sta usando, ma deriva dal modo, dal tono e da tutto il resto. Solo che questo è qualcosa che nel linguaggio di solito viene spazzato via, viene dato per scontato, anzi addirittura perfino in un'arte come quella del teatro, per tantissimo tempo è stato considerato totalmente secondario. Prima capisci cosa devi dire e dopo si parla di come dirlo. La negazione totale, figlia dell'onnipotenza razionale che noi abbiamo, che illude il bambino e poi l'adulto, che le parole nascano esclusivamente da un rapporto fra la testa e le labbra e che tutto il resto non esista. Linguaggio invece è tutto questo. Linguaggio è l'insieme, e chiudo, è l'insieme dei link, usando questa parola che oggi ha una fortuna particolare. Il linguaggio è l'insieme dei link a cui tutto quello a cui assisti viene rimandato. Vi voglio raccontare un episodio che per me fu sorprendente e che io racconto sempre quando voglio cercare di parlare di questa cosa qua. Allora, quando io cominciai, ormai molto tempo fa, io feci la regia di un testo teatrale di Dacia Maraini. Era un testo ambientato in un campo di sterminio che si intitolava Norma 44, in cui Dacia Maraini aveva scritto la storia vera di queste due cantanti liriche ebree che erano finite dentro un campo di sterminio. I tedeschi, particolarmente affezionati da sempre all'opera lirica, avevano scoperto di avere due personalità, diciamo, deportate e, diciamo, in cambio di un trattamento più umano, avevano chiesto loro di allestire nella mensa degli ufficiali delle opere lì, delle piccole opere liriche, e loro avevano allestito la Norma. Lo spettacolo raccontava le prove di questo, diciamo, piccolo spettacolo della Norma dentro un campo di sterminio. Bene, lo spettacolo si apriva con una scena, proprio il pubblico si metteva a sedere, buio in sala, si accendeva un proiettore in scena, un solo fascio di luce, che come prima immagine dello spettacolo raccontava una figura in controluce, era un tedesco, con un mitra in mano, quindi tu vedevi questa immagine in controluce di questa figura con queste due spalle possenti, con questo mitra, e davanti, illuminata, c'era una di queste due con l'abito, diciamo, da deportata e con una fascia, una benda sopra gli occhi, in ginocchio, davanti a lui. Bene, lo spettacolo iniziava così. Le alterne sorti della distribuzione teatrale vollero che quello spettacolo, dopo una serie di repliche, poche, concluse la sua storia, ma venne ripreso dopo 3 anni, ci chiesero di rifarlo. E io ricordo che io e Dacia Maraini andammo insieme a vedere questa replica dopo 3 anni di quello spettacolo che avevamo fatto 3 anni prima. Bene, io regista dello spettacolo, Dacia Maraini autrice, ci mettiamo a sedere tutti e due in un palchetto di questo teatro in Umbria, buio in sala, e lo spettacolo inizia come iniziava 3 anni prima. Fascio di luce, la figura in piedi, il mitra e davanti questa inginocchiata con la benda. E improvvisamente, appena comincia ad arrivare questa immagine, tutti quanti in sala trattengono il fiato, io e la Maraini anche, ci guardiamo,
e ci rendiamo conto che improvvisamente, senza che noi volessimo, quella cosa era diventata totalmente altro, era diventata un'altra cosa. Quell'inizio là era diventato completamente la narrazione di qualcosa che non era nella nostra volontà quando facemmo lo spettacolo. Perché nel frattempo, in quei 3 anni di silenzio, c'era stato tutto quello che è successo in Iraq, c'erano stati i baldoni, la sgrena e tantissimi altri che erano stati fatti prigionieri dalle milizie jihadiste, che avevano riempito l'etere, la televisione, l'iconografia, diciamo, della nostra epoca, di quelle immagini fatte sempre di una figura con un mitra in piedi, ai cui piedi in ginocchio c'era una figura bendata pronta a essere giustiziata. E quell'inizio lì, ambientato in un campo di sterminio del 44, diventò in tutte le recensioni, ma ancora prima che nelle recensioni, per me e per la Maraini stessi, era diventato un qualcosa che noi avevamo voluto fare, scegliere, per raccontare la similitudine fra quegli anni lì e i nostri. Non c'era niente del genere, ma quella cosa lì raccontava questo. Perché? Perché tutto quanto alla fine è un link ormai. Tutto quanto vive in riferimento a che cosa cita, a che cosa smuove, a che cosa implica. Ma di nuovo, come raccontavo prima per le fake news, certo, se vogliamo aderire alla narrazione un po' retorica e sinceramente abbastanza plastificata e quindi ridicola, per cui l'epoca moderna sarebbe portatrice di tutte le iatture e le degenerazioni del mondo intero, possiamo anche accontentarci di dire che le fake news sono nate con i social e che i link sono nati soltanto con la possibilità di mettere un hashtag. Ma evidentemente non è così. Il linguaggio, per definizione, è fatto di link da sempre. E da sempre, anche molti secoli prima che nascesse il link, noi linkavamo i linguaggi. È la bellezza del linguaggio, che è sempre un vettore multiplo. È sempre qualcosa che non controlli perché potenzialmente anarchico. Il linguaggio è qualcosa di potenzialmente anarchico e ognuno di noi dentro se stesso assiste esclusivamente alla moltiplicazione di echi e di riverberi che il linguaggio dall'altra parte, di chi invece lo sta suo malgrado usando, pensando soltanto di dirti alcune cose, sprigiona in noi. Sachs insegna che in realtà il linguaggio non è soltanto quello che dici, ma è tutto quello che gli sta intorno. Eppure non basta, è tutto quello che gli sta intorno più l'immensa quantità di sfumature, di echi, di riverberi, di link che sprigiona ogni volta che viene utilizzato. Aggiungo, per completezza di informazione, che tutto questo era già stato capito e scritto in un saggio, ahimè, poco noto, ma interessantissimo e sotto un certo punto di vista illuminante, di Sigmund Freud, che nel 1891, quindi 9 anni prima della prima pubblicazione dell'interpretazione dei sogni, nel 1891 scrive un testo interessantissimo che è l'interpretazione dell'afasia, dove racconta, dove inizia a raccontare la differenza fra quella che lui chiama la rappresentazione della cosa e la rappresentazione della parola. C'era già tutto là dentro e stiamo parlando di un'epoca, ripeto, assolutamente lontana dai link così come si intendono portati, diciamo, dai social. Bene, beh, ricchissima, diciamo, ricchissime commenti, ricchissimi, si potrebbe andare avanti naturalmente per ore, credo, a discutere di linguaggio con Stefano Massini, e il tempo naturalmente sta anche correndo, quindi io arriverei a parlare, magari possiamo farlo attraverso alcuni artisti che abbiamo anche qui presente. Per esempio abbiamo Thomas Saraceno, il cui linguaggio tende ad essere molto vicino ad un linguaggio naturale, magari della scienza, gli elementi basici che costituiscono
la dimensione fisica del mondo, pensando quasi utopisticamente, forse ingenuamente, che in questo modo, con le nuove tecnologie che recuperano l'origine naturale della lingua, dei linguaggi e delle regole, si possa superare il mondo, l'antropocene, le distruzioni prodotte dall'uomo, prodotte dal carbonio, prodotte dai sistemi contemporanei. Oppure abbiamo un'opera di Maurizio Cattelan che credo apra molto a quella dimensione di pluralità di significati, di suggestioni, perché il lavoro poi dell'arte è anche questo, anzi è soprattutto questo, è quello di non parlare una lingua precisa, definita, che abbiamo capito non è mai così precisa e così definita, ma nell'arte sicuramente non lo è. Allora, per esempio, quella stella cometa, quella stella delle Brigate Rosse che diventa una stella cometa per Natale, nel Natale del 95, il titolo infatti è Natale 95, dove si mettono insieme da una parte quel messaggio che in quegli anni, un po' prima, probabilmente Cattelan, ma insomma noi della nostra generazione abbiamo da adolescenti visto come qualcosa di negativo, sempre i manifestini, i comunicati delle Brigate Rosse che annunciavano uccisioni, rapimenti, ma dall'altra anche questa speranza di un Natale che arriva con una stella e quindi ci può portare sempre a qualcosa di migliore, o viceversa, chissà, un Natale che porta le Brigate Rosse. Insomma, il linguaggio dell'arte mescola sempre le carte, probabilmente non è nemmeno possibile decifrarlo in modo preciso, ma sicuramente apre a tante possibilità di interpretazione. Ecco, io sono per un linguaggio di questo tipo, preferisco un linguaggio non definito, non chiaro, che ci mette un poco anche in una babele, anche di incomprensione, piuttosto di un linguaggio troppo definito, troppo preciso, ma che magari ci arriva da poche organizzazioni ed è stato preparato per noi, a un certo punto magari ci troveremo all'interno, ma non avremo grande possibilità di intervenire. Cosa pensi, Stefano, di questi spunti? Utilizzo questa cosa che hai detto, che condivido molto, e anche l'esempio di Cattelan che hai citato adesso, per un po' per fare una riflessione conclusiva su questi due temi, no? Linguaggio e la realtà. È vero, come abbiamo detto prima, ogni linguaggio è sempre multiplo, perché ogni segno è sempre multiplo. Cattelan usa la stella cometa e le BR. Io vi posso raccontare un altro caso che trovo, fra l'altro, da sempre sorprendente, ed è quello che accadde in America Latina, nella cosiddetta America Latina, no? Quando successe che i conquistadores, come sapete in modo molto cruento, no? Arrivarono e si sostituirono ai regnanti delle dinastie locali. Allora, l'ultimo imperatore azteco era un ragazzo, era un giovane, con una barba molto lunga, fluente. Era un giovane imperatore. Succede che questo imperatore, quando viene a sapere che stanno arrivando i conquistadores, allestisce un tentativo di resistenza, ma la resistenza viene totalmente piegata dai conquistadores, i quali praticamente riescono addirittura a fare prigioniero l'imperatore stesso. Ripeto, figura giovane, insisto, con questa barba scura, fluente, viene fatto prigioniero. E quando questo giovane imperatore viene fatto prigioniero, si racconta che lui si inginocchiò davanti a Cortés e disse: per favore uccidimi, perché io sono stato umiliato con la sconfitta davanti al mio popolo, per favore uccidimi. E Cortés, che in realtà voleva soprattutto avere accesso ai leggendari cosiddetti Eldorado, no? Cioè, El Dorado, perché loro cercavano questo uomo dorato, no? Questo uomo dorato che era il simbolo di questo regno incredibile, dove addirittura c'erano statue appunto di uomini dorati e roba del genere. Loro cercavano questo tesoro. Cortés dice: aspetta un attimo, non ti uccido, perché se per caso non trovo il tesoro, tu mi dirai dov'è.
non lo fa uccidere, lo fa mettere ai ceppi e lo tortura per giorni, giorni e giorni per sapere dove sia nascosta la vera grande ricchezza dell'impero, che l'imperatore non gli dice semplicemente perché non c'è, oltre a quella che già avevano presa, che era una quantità incredibile. A un certo punto Cortés dice va bene, allora facciamo una cosa, prendete l'imperatore ridotto in condizioni, potete immaginare, sanguinante, pieno di lividi, echimosi, no? Lo fa prendere e lo fa mostrare per i capelli a tutto il suo popolo, mentre viene sputato, deriso, no? E dice ecco, il vostro imperatore è questo, e lo uccide davanti a tutti. Quando l'indomani cominciò il processo di cristianizzazione della zona, tutti quanti, quando gli venne proposta l'immagine del crocifisso, dove c'era un uomo con la barba nera fluente, umiliato, deriso, il re dei giudei che viene mostrato agli altri dicendo questo è il vostro re, guardate che... Per tutti quello diventò l'imperatore. E il crocifisso paradossalmente diventò un segno di resistenza e di anti-iberismo. Era il segno della resistenza contro. Vi rendete conto che era paradossale? È paradossale. Perché il cristianesimo era la religione portata da Cortés. Ma paradossalmente il segno più forte del cristianesimo diventa il simbolo dell'anti-Cortés. Tuttora, a distanza di secoli, è così. Nell'arte spagnola delle province, come viene denominata, nell'arte dell'America Latina, tuttora nelle chiese le fattezze con cui viene riprodotto il Cristo non sono le fattezze del Cristo, sono le fattezze dell'ultimo imperatore azteco. Tuttora. Trovo che sia una storia emblematica di come cose possono convivere all'interno di un unico segno, anche se quel segno all'apparenza è un segno di indubitabile portata. Ripeto, il crocifisso è il segno della religione portata dalla madre Spagna a loro, eppure può diventare il suo opposto, può diventare il suo opposto. Ecco, mi piace in qualche modo chiudere proprio così. Se il linguaggio è questa quantità enorme di, uso una parola tanto per capirci, di coabitazioni, per cui all'interno di una cosa possono coesistere e coabitare il nero e il bianco, il demonio e Dio. Se all'interno di tutto quanto noi possiamo leggere una sovrapposizione di significati, continua, continua, per cui le cose, questa è l'evoluzione dei linguaggi, è l'evoluzione dei segni, per cui tutto quanto si somma, no? Creando delle sovrapposizioni continue, continue e meravigliose. I mercanti veneziani che andavano alla ricerca di nuovi coloni, di nuove colonie, perdonatevi, di nuovi empori sul Mediterraneo, avevano l'obbligo, appena giunti in una nuova zona, di metterci davanti al porto la colonna con il loro vessillo, che era il leone di San Marco, no? Da questo antico rito, che era il rito del piantare la bandiera, cioè la piantare la bandiera del leone di San Marco, cioè il rito del Pantaleo, nasce Pantaleo, che non è soltanto, guarda caso, il protettore, il santo protettore dei mercanti veneziani, San Pantaleo,
ma che è anche, data la guaina che loro mettevano intorno ai pantaloni, è diventato il pantalone, per cui quando io metto i pantaloni in realtà metto qualcosa che fa riferimento a una piantata di bandiera con il leone di San Marco nell'emporio commerciale, e quel mio pantalone è diventato anche il nome della maschera di pantalone che poi quell'abito vestiva. Quindi in realtà è tutto un continuo sommarsi di significati, perché poi quell'immagine di quella figura che veste con il lungo pizzo, con il mantello rosso e con la guaina nera, si chiude il cerchio ed era letta come una figura assatanata, perché pantalone era l'assatanato che andava dietro alle gonnelle, no? E via dicendo, il vecchio assatanato, che viene, diciamo, sommata con le ultime eredità di un'iconografia vecchissima, che è quella del satiro greco, a dare in qualche modo il segno di come poi tutto quanto si sommi e i segni siano sempre una calcarizzazione di segni precedenti che si sommano ad altri segni ancora. Ecco che cos'è il linguaggio. È una Babele, tu hai usato questa espressione che uso, riprendo volentieri. Il linguaggio è una Babele, sì, il linguaggio è una somma babelica e babilonica di significati e di significanti, dentro la quale somma devi accettare di non poter navigare, di non avere una rotta, di non poter mai capire. È interessante, no? Che noi usiamo questo verbo, capire, quando parliamo di linguaggi. Il linguaggio pretende sempre di essere capito. Ecco, il verbo capere, da cui deriva capire, in latino significa letteralmente far prigioniero, tanto che il cattivo era il captivus diaboli, il prigioniero del demonio. Il cattivo era il preso, colui che è stato preso, fatto prigioniero. Per cui in realtà quando noi diciamo capire, diciamo far prigioniero. Quindi capire un segno, capire un linguaggio è far prigioniero un linguaggio. Credo che sia l'espressione più forte con cui possiamo chiudere questa cosa. Chi pretende di far prigioniero? Ma chi pretende di far prigioniero? Cioè tu hai questi laccetti, queste catenine, questi ceppi che si rompono perché fatti di biscotto, con i quali pretendi di inceppare e di imprigionare i segni che saranno sempre superiori a te, a me e a chiunque altro, perché l'uomo annega in questa infinita quantità, in questa rete infinita di significati che per definizione ci sfuggono. Quindi, chiudendo, il linguaggio è la manifestazione, da un lato, della grandezza dell'essere umano, la capacità di creare queste reti sterminate di significati e di significanti, ma dall'altro lato è anche la manifestazione della nostra assoluta fragilità, perché creiamo linguaggio, ma siamo incapaci di imprigionarlo, il linguaggio che è infinitamente superiore a noi. Quindi siamo al tempo stesso vittime e carnefici, ma è una carneficina meravigliosa. Grazie. Grazie davvero, grazie Stefano Massini, grazie. E credo davvero che possiamo concludere con questa affermazione, riconoscendo anche, io aggiungerei una cosa, il valore però anche degli artisti che lavorano con linguaggio visivo e che abbiamo qui questa sera in questa mostra, il valore degli scrittori che, come ci ha dimostrato questa sera Stefano Massini, sono importanti magari per essere prigionieri, ma per capire. Certo. Il linguaggio, e per poi farci evidentemente anche il nostro percorso all'interno di questa città del linguaggio, che poi quella che diceva Wittgenstein è il linguaggio, una sovrapposizione di segni, come una città, insomma. Grazie davvero, grazie a tutti per la presenza, per la partecipazione, grazie a Enrico Astuni per l'ospitalità e grazie a Stefano Massini. Grazie a voi. Grande. Bravissimo.